Mamma mia. Mamma mia. Addirittura wrestling. Ciao a tutti ragazzi e bentornati a La Madre è Vano. Ecco, siamo ufficialmente al primo video post serie di Mamma Satana. Inutile dire come è andato a finire, tanto ormai lo sappiamo tutti. In realtà la maggior parte di voi lo sapeva anche prima, ma... Ecco, come promesso io sono andato a spulciare tutti i video dei Pantellas e ho trovato il primo video completo più Mamma Satanoso. Mamma Satanoso, ma che termine fantastico. Ecco, la crusca questo dovrebbe prendere, Mamma Satanoso, altro che petaloso. Bah. Il titolo è 10 cose che odio di mia madre. Beh, ad occhio e croce direi che è un video dove si elencheranno i bellissimi pregi di Mamma Satana. Quali saranno questi pregi? Scopriamoli insieme con un click. Ah, partiamo subito, 6.59. Alla sveglia. Mamma mia. Mamma mia. Addirittura wrestling. No. Ma lo ha lavato. Io odio il lunedì. Solo il lunedì oggi? Mamma mia. 10 cose che odio mia madre, ci siamo. Ecco. Figura di... Sì, sì, Satana. Dove sei? In giro. Certo. Fare cosa? Un giro. Esatto. Quindi sei in giro a fare un giro? Esattamente. Sì. Con una ragazza? No. Sì. Non la conosci, si chiama Giorgio. Passamela. No, passamela. No, passamela. Ma figurati se te la passa. Ho detto passamela. È mia madre. Pronto? Piacere, sono la madre. Ecco, così. Piacere, signora. Io mi chiamo... Dove siete? In macchina. Cosa state facendo? Mamma mia, che ansia. Stiamo parlando. Ah, esatto. Quindi gliela vuoi no! dare? No! Come, scusi? Scommetto che sei una di quelle no. che era della prima sera. Veramente, povera. Sono ancora vergine. Questo è tutto da vedere. No. Mamma, che cosa stai facendo? Adesso farei un accurato controllo. Yeah. Non ci credo. Ma dai, mi prego. No, no. Perché? Già che ci siamo. Esamina il sangue. Ma no, dai. No, no. Cos'è sto casino? Tutti vestiti in giro, metti a posto. Vabbè, questo è classico. Ma lo faccio dopo, adesso sto studiando, ecco, domani ho un esame. Lo sai che il figlio della Luisa, oltre a studiare, aiuta ecco. in casa, stira, lava, cucina, guida i trattori, porta le mucche al pascolo, fa volontariato in Africa tre volte alla settimana, è fidanzato, neppure vegano. E allora? E che la figlia della Mara prende sempre tre italiani e vive da sola. E allora? E che il cugino del nipote di Marcello ha riportato indietro i Marò. E allora il coglione? Non solo mi ha tenuto fallito, esatto. Ma malapena riesce a portare a casa un misero 18. Cosa stai buone dicendo? 18. Capra. Adesso basta. Che cosa hai detto? Attenzione. Sono attenzione. Stupido di essere paragonato agli altri. Tutto quello che faccio non va mai bene. Taccio, non ti faccio uscire per una settimana. Ho 25 anni, non puoi trattarmi come un bambino. Questa è follia, questa è blasfemia. Oh no. Oh oh. Questa citazione è... No! Bellissimo. Che calcio era? Mark Lenders. Mamma mia. Mamma, sono due ore che ti cerco. Perché non rispondi al telefono? Io so mica come te che ci hai attaccato il buco del culo. Sì, ma potevi rispondere. Non ho sentito. Sì, vabbè, quando chiami tu devo rispondere in 7 secondi, esatto. Poi ti chiamo però, io 35 volte e non ti degni neanche di richiamare. Ero preoccupato. Che palle, ce l'avevo in borsa. E cosa ti costa metterlo in tasca? Io il telefono lo metto in borsa, va bene? E se c'è un'urgenza? E se qualcuno si sente male? E se qualcuno muore? Cazzi suoi. Io se ho il telefono in borsa non lo sento e di conseguenza non rispondo. Ho capito, però non mi sembra educato. Pronto, Carla? Ma come? Andiamo a fare zumba oggi. Ma no, ma dai. Voglio vedere oggi mamma Satana fare zumba. È una bella giornata. Sono andata dalla parrucchiera e non c'è niente che potrebbe farmi incazzare. Oh, ecco, aia. Cosa succede? L'ha rifatta ancora. Chi? Il vicino ha parcheggiato davanti al nostro cancello. Mamma, dobbiamo stare calmi, dobbiamo essere pragmatici. Stai zitto! Buoni sì, ma coglioni no! Vabbè, ho capito, però. E mo' gli faccio vedere io chi sono! No, aspetta, io la vedo male! Ma aspetta! Machine guarda che non puoi parcheggiare qui, occupi troppo spazio! Mi sta dando dei ciccioni! Tu non puoi parcheggiare! La strada è di dominio pubblico! Tu non puoi parcheggiare! Io parcheggio ma dove voglio! Ma quante citazioni, ragazzi! Non puoi parcheggiare! Lei non mi può minacciare! Io la denuncio! Ecco. Oh!
denuncia! Che legnata! Sacco di merda! Che bellissimo! Tada! Sorpresa! Wow, che cos'è? Visto che ti vesti sempre come un pezzente, ho deciso di farti un regalo! Davvero? Grazie, bravo! Aprilo, vedrai! Piacerà un sacco. Il commesso ha detto che è l'ultimo modello. Ah, fantastico. Ma è un pacco gigante. Infatti, appunto, cosa c'è dentro? Finalmente un vestito elegante. Molto meglio, fidati. Meglio. Rappresenta appieno la tua personalità. Fantastico. Leggings ma rosa. No. Leggings rosa da uomo. Ma hai visto che sono perfetti per te? Ma... E poi sono il modello che ti fa venire il culo di marmo. No. Ma aspetti, provali. Ma che schifo, ma secondo te mi metto questa roba? Oh, lo sai quanto li hai pagati, eh? No, quanto li hai pagati? 5 euro. Erano in saldo. A posto. Io esco. A quest'ora. Sono le 9 del sabato sera. Sì, esco a quest'ora. Daniel, mi raccomando, stai attento. Ma non sto andando in guerra, vado in centro con i miei amici. Daniel, mi raccomando, niente multe. Benissimo, io vado, ciao. Fermo. Che c'è? E se perdi il portafoglio? Ma ce l'ho in mano il portafoglio, non posso perdere. Che... E se ti rubano il bolide? Figurati se mi rubano la panda. E se uno sconosciuto tenta di stuprarti appena la miseria. Ho la cintura di castità. Bye bye. Cintura in castità. No, non voglio indagare, però. Dove ho messo il portafoglio? Ma come? Ma che serve la macchina? La mia macchina! Ma no! Attento ai Velox! Attento ai Velox! Pure la multa! Io qua che te trovo! No, ma aiuto! Non ci credo. Te l'avevo detto! Sì, ho capito, fai coglione. Qualcosa! Ma no! Ragazzi, sbagliamoci! Tanto domani e domenica si dorme! Spusciamo tutta la notage! Tutta la notage! E? Aia, aia! Ma come Sarracino? Ma che. Ma no! Mamma mia! È vero, ma si vede anche a voi, no? Una mattina puntualmente pulizie. Mamma mia! Sta aspirando. E guai a dire qualcosa, ovviamente. Fallo! No! Fallo! Ti prego! Fallo! Aia. Non ce la faccio più! Fallo! Ogni settimana la stessa storia. Non posso farne a meno. Abbi pietà. Non posso. Anche il cane ha chiesto asilo politico. Coraggio, Daniel. Mi fanno male gli addomini. Devi fartene una ragione. Non ti sembra che Gigi D'Alessio alle 8 di domenica mattina sia già abbastanza? Fa parte del mio Gigi lavoro D'Alessio, però. Non sei costretta a farlo. È il mio dovere. Credevo mi volessi bene. Non posso lasciarlo incompleto. Che cosa ti cambia? Devo farlo. Tra 2 giorni sarà tutto come prima. Lo farò di nuovo. Che cosa? Ti scongiuro. Ormai ho deciso. Dillo. No. Coraggio, Daniel. No. Alza i piedi. No. No. Ma in faccia gliela me. Mamma mia. Gli ha aspirato la barba. Va bene. Coglioni, ecco. Siamo in pantella. Se questo grazie. Era 10 cose che amo di mia madre. Meno male. Che odio. Come di mia madre. Infatti. Che odio. Vabbè, se volete un nuovo video, io. Mettete un pollice in su e accetto. E andiamo. Wow. Uscirà un nuovo video. Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche questa settimana. E ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video. Un saluto batteriano a tutti. Woo! Ma stai zitto, coglione. Toglimi le manine. Dammi un bacio, vai, un po' di affetto. Devo dire che comunque mi sono ritrovato molto in queste cose. Mi sa che un po' tutte le nostre madri sono un po' mamma Satana. Che dire, alla fine era come immaginavo. Che strano, eh. Premetto, questa era già nell'epoca post-vano. Nel senso, avevo già iniziato a fare video con loro. Bene ragazzi, ma arriviamo adesso all'angolo dei saluti. Saluto Oni Lorenzo. Mi saluti please. Ma certo, to salutez. Ciao a Andrew PH, sei un grande, seguo da molto. Dagli con 100k iscritti, continua così. C'hai ragione, c'hai ragione. Dagli, dagli, raga, dai, 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 condividiamo. Condividiamo che arriviamo a sti 100k. Ciao a Costantino Pia, PS mi saluti. Certo, va bene. Ciao a N-Nemix, ti osservo. Hai messo delle telecamere per caso? Mi devo preoccupare. Ciao a Ceci Tommy 2016 Ziggio. Comunque la tua idea è ottima. Ti ringrazio, ti ringrazio. Saluto Newbie Absalom. Solo se non sei il mio nickname. Gang. C'hai ragione. Quindi non ho capito. Dovevo salutarti come gang? Vabbè, comunque non sto capendo, scusami. Ce l'ho fatta a dirlo male, ma l'ho detto.
Saluto Fabio TV, sei il migliore, bravissimo, mi saluti. Ma certo, certo che ti saluto e ti ringrazio perché mi dici che sono il migliore e sono bravissimo. Grazie. Ciao a Nicchianchi Frulla, vanno esci il prossimo, perfetto. Bello. Saluto Ugo il Tartuco. Una domanda: perché ste cose complicate da scrivere? C'ha ragione, zio. C'ha ragione de brutto. Non so perché metto ste robe così complicate. In realtà è più divertente vedermi scrivere. Sono diabolico. Ciao a Ale 35. Puoi dire come hai fatto a recuperare Mamma Satana 11? Ecco, allora, io l'avevo recuperata effettivamente, come vi ho spiegato. Però purtroppo YouTube me l'ha bloccata. E per questo devo ringraziare una pagina Instagram, pensate, una fanpage di Pantellas, HB Pantellas, che saluto, che mi aveva segnalato il link. E il video è stato caricato da non so chi, che adesso sinceramente non mi ricordo e non so neanche come andarla a recuperare. Saluto Sabri Zarrelli, perché non fai le PS4 se le cose parlassero? Ma guarda, non è una cattiva idea, Non è una cattiva idea, ci penserò, anche perché l'ho un po' introdotta con il video di Fortnite, con l'ultimo video di Fortnite. Andatelo a vedere se non l'avete visto. So che vi rompo ogni volta, però ho visto che sono veramente piaciuti, quindi ci tengo e li spammo un sacco. Andate. Ciao a Deni88Games, please dai Vano salutami. Vano più Bandicoot. Bandicoot, Bandicoot, grande Bandicoot. Chissà se un giorno uscirà un video su Crash Bandicoot. Saluto hashtag gameplay, Vano is the king. Hai capito? Sono io il re, non tu. Guardate, più forte di me, devo spoilerare ogni tanto. Ovviamente è un bip, ovviamente bippo. Saluto a The Game WWE, grandissimo, la seguivo anch'io una volta quando ero giovane. Salutami Puz. Saluto Alessandro Fusco. Ciao. Saluto Lori Gamer 03. Secondo te uscirà la seconda stagione di Mia Madre Satana? Bella domanda e non te lo so dire, sinceramente. Saluto Luca.m. Ho riguardato i messaggi in community. Se quello era il vero video 11, potresti provare a metterlo tipo su Open Load e poi a fare un video in cui ci metti il link e noi possiamo vederlo. Sarebbe bellissimo poterlo rivedere. Ecco, non lo so. Nel senso, Open Load non l'ho mai usato in vita mia, non ho idea di come funzioni. Se avete qualche altro social in cui vorreste vedere il video 11, perché no? Cioè, è pronto, ragazzi, vi giuro, è pronto. Era già caricato, purtroppo mi è stato completamente bloccato. Ecco, facciamo così. Fatemi sapere nei commenti dove vorreste il video 11. Bene ragazzi, se anche voi volete essere salutati nel prossimo video, commentate con Mamma Satanoso, giusto per continuare con gli hashtag facili. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, mi raccomando condividete e fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe rivedere con me un video in particolare. Ne terrò assolutamente conto. Quindi il video finisce ufficialmente qui e io vi saluto con un ciao. Oh!